Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi Luke, ecco per farvi vedere questa nuova box in edizione limitata di ASOS. Una box come sempre che sono disponibili per un periodo limitato, in edizione limitata anche, che ogni tanto tornano reperibili in Italia, basta metterli nella lista desideri ed quando volete essere avvisati con una notifica quando torna disponibile, ci sono pochi pezzi, quindi mi raccomando di essere veloci ad accaparrarsela, ma trovo che siano delle box ottime. Ad esempio, questa so che viene meno di 15 euro, quindi meno di una box classica. E stavo guardando il sito adesso, 13,99, quindi meno di una box beauty box classica con prodotti full size, in questo caso dedicati ai capelli. Questa me l'hanno inviata, quindi come sempre in collaborazione con ASOS, che io ringrazio, e direi di basta, andiamo a guardarla. So che sul sito ci sono gli spoiler, ad esempio io nel sito lì sto vedendo l'immagine principale, poi se andiamo oltre ti spiegano anche cosa sono i prodotti, quindi si può scegliere se i prodotti sono adatti a noi oppure no. In questo caso ovviamente non possiamo scegliere, ma vediamo, scusate, come si presenta dentro. Ecco, stavo togliendo infatti questa cartolina e poi è così. La cartolina dice Go Play Face and Body, è tempo di brillare, spiega i prodotti. Ok, sì. Andiamo a vederli. Vedo dei full size e del travel size, ma non dei campioncini. Il primo che mi colpisce è questo perché è enorme. Cos'è? Shampoo smooth con shea butter. Burro, non me lo ricordo, shea. Sapevo che non me lo ricordavo, il burro di karité. La confezione è un 350 ml, bello anche il flaccone dosatore, è bello che sia un rosa pastello. 0% SLS, beta certified, dermatologicamente testato. Ah, della Mondai Air Care. Allora, posso dire che è distribuito in Inghilterra by Zucchu, distribuito in Europa da Zucchu Germany, disegnato e realizzato in Nuova Zelanda, made in Cina. Va bene. Andiamo a provarlo. Sarà nutriente il burro di karité. Mamma mia. Il profumo è buono. Sarà da provare. Allora, andiamo avanti con questo che è Maximum Hydration Camille Rose. Magari voi lo conoscete, io no. 240 ml coconut water, quindi acqua di cocco, concentrato idratante, ma è uno shampoo, un balsamo. Intanto è un Made in USA. È un balsamo, coconut water, un'acqua di cocco, quindi è un balsamo. Quello che è particolare, ma è un'acqua di cocco o è proprio cocco? Concentrato, leave-in treatment. Ah, ok, direi che anche questo me lo devo. Una texture che combina acqua di cocco con agenti naturali per massima idratazione e luminosità dei capelli. Ok, l'unica cosa che noto, proviamo a far così. Ok, si è un po' ripreso perché, guardate. È abbastanza solido per via delle temperature, quindi più estivo piuttosto che invernale, soprattutto in casa mia, e le temperature non sono mai. Ma l'abbiamo provato? Perché questo è chiuso, ma adesso lo proviamo.
Wow, sa tantissimo di cocco. Ma è fantastico, sa super di cocco. E magari se questo tappino non mi cadeva sui pantaloni era più bello, ma tutto normale. Ma siamo sicuri che sia un balsamo? Vado a guardarlo. E fortuna che sono andata a guardarla, si capiva che è un marchio che non conosco perché è proprio un trattamento senza risciacquo al cocco che va applicato sui capelli per idratarli, nutrirli, renderli più morbidi e soprattutto più districati, in modo che quando andiamo a pettinarli siano più morbidi e si strappino meno. Altra cosa che ho notato è che intanto questo brand e anche questo prodotto è in vendita anche su Look Fantastic e il prezzo della confezione è di 13,50 euro, 13,59. Quindi la box verrebbe 13,99, direi che già solo questo ha pagato tutta la box. E noi andremo a studiare questo prodotto. Andiamo avanti perché qui ho visto una cosa che mi piace, perché questo è l'Invisibubble, eccolo, è l'originale con la spugna all'interno, ma la cosa carina è che è con le frappine, con le nappine, è delizioso. Io sapete già che ho questo trovato in un canale dell'avvento che tengo come bracciale perché mi tiene a posto nelle maniche, e a questo punto metterò anche questo, ci sta perfetto. E sì, mi piace questo. Ah, perché è Ola Lola. Ah, ecco, a me gli Invisibubble piacciono. Poi qui abbiamo gli ultimi tre prodotti, di cui uno che conosco. Questo è della Airbus, è lo shampoo e vi dico subito che non mi fa impazzire. Questo è un travel size, ma è in formato vendita da 60 ml. Non mi fa impazzire perché è blando. Per i miei capelli voglio qualcosa di un po' più idratante, nutriente, che però non devo mettercene 8 kg perché vada ad ripararli. Esatto. Non è male, funziona, ha un buon profumo, però è leggero. Farei qualcosa di un pochino più potente senza però andare a metterne tanto. Il concetto è quello. Andiamo avanti. OY, che non conosco, ma so che è in vendita anche da Look Fantastic. Fine to medium eye. Ah, la capelli da sottili a medi. Trattamento. Ah, maschera trattante da 30 ml. Scusate, l'aprivo poi facevo vedere. Ah, ok, il profumo è fantastico. Non la conosco, ma sicuramente la proverò e vi farò sapere come sempre. E veniamo all'ultimo prodotto: Rose Gold Easil CKS. Heat Protector, quindi un protettore termico applicare prima della piega, quindi sì, 50 ml ed è questo. Andiamo a vedere come si presenta. Immagino che sarà un olio. Buono il profumo. Oh, è proprio molto olio, scusate. Molto olio. Ok, il profumo è buonissimo. Se io trovassi un dirmi un attimo, se no qua. Ok, allora, dunque, a questo punto io sono curiosa di sapere che cosa ne pensate, perché sono prodotti un po' per tutti, però particolari. La maschera, questo olio che io trovo particolare, ma Heat Protector, nutriente e protettivo. Sì, ma è molto 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 corposo. Proveremo. Proveremo e vi faccio sapere
Airbus questo shampoo ed abbiamo capito che è l'acqua di cocco. E niente, fatemi sapere se questi prodotti vi incuriosiscono, se qualcuno vi interessa di più di altri. Devo dire che vista la box, abbiamo detto che solo questo costa tanto quanto la box, e quindi trovo che sia, per provare alcuni prodotti, molto valido come set. E poi, non dimentichiamoci, c'era anche questo. C'era anche questo, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, di cui 1, 2, 3, 4 full size e 2 travel size. Ok, è una box che ci può piacere, incuriosire, sicuramente meglio delle classiche beauty box. In questo caso è interamente dedicata ai capelli, ma ci sta, ci sta. Sono anche delle marche interessanti che non conoscevo. Fatemi sapere la vostra opinione. Ed è niente, io intanto proverò questi palotti e prossimamente vi aggiornerò per farvi sapere come mi sono trovata. Al prossimo video, ciao!